saluto affettuosamente tutti gli amministratori comunali, i dipendenti comunali, i dipendenti della cooperativa e tutti coloro quali sono presenti. Ringrazio pure per gli omaggi che ho ricevuto, probabilmente non così meritati, però vi ringrazio. Io non sono abituato a queste cose, sinceramente saranno decenni che non faccio un compleanno, a casa i compleanni facciamo per i ragazzi, per i figli, però io non ci tengo molto, però stamattina mi fa piacere di avere questo incontro, di partecipare insieme a voi a questi miei 51 anni, perché probabilmente per quello che mi riguarda è il momento più bello della mia vita, perché fare il sindaco a San Giorgio Ardini per me è la cosa più bella che mi sia potuta capitare, per cui vivo insieme a voi con tutte le difficoltà che viviamo quotidianamente, i problemi che abbiamo, perché conoscete tutti quanti, però ecco, vivo insieme a voi un momento di grande gioia e di felicità, quindi ho ritenuto di condividere in qualche modo con voi questo compleanno, pur essendo io una persona semplice, non così formale, che non ama fare troppe sceneggiate, perché ci tengo più alla sostanza che alla forma. Però ecco, ci tenevo a significarvi tutti, ringraziandovi ancora una volta per l'affetto, la partecipazione che state dando in questo anno, perché colgo pure l'occasione per ringraziare i dipendenti, i membri della cooperativa e tutti coloro i quali che lavorano insieme a noi per la collaborazione che stanno dando, perché governare un comune in dissesto nella situazione in cui noi stiamo facendo, con la collaborazione, volontariato anche vostro, stiamo provando a dare le risposte a tutto quanto il paese. E quindi voglio ringraziarvi per tutto quello che state facendo, perché non lo fate solo da dipendenti comunali o da membri della cooperativa, ma lo fate perché siete anche membri di una comunità, fate parte di una comunità umana e ognuno di noi si deve sentire parte viva della propria comunità, quindi vi ringrazio per questo impegno che a volte esula da quello che è l'impegno legato al vostro salario, al vostro stipendio e va ben al di là. Vi ringrazio di tutto questo, ringrazio anche gli amministratori, ecco, voglio rimembrarvi, visto che siamo tanti, il 13 di giugno facciamo la seconda giornata ecologica, preparatevi perché si lavorerà dalla mattina alle 8 alle 2, poi nel pomeriggio facciamo la biciclettata in bici nel comune, faremo anche altre iniziative per l'assessore per far conoscere la raccolta differenziata che permette al nostro paese di crescere da un punto di vista civile, da un punto di vista del rispetto della cultura, della legalità, dell'ambiente, però era una semplice comunicazione, sto parlando troppo. La festa più bella della mia vita, non l'ho mai fatto. Speriamo, perché la cosa va sempre a decenni, si è fermato.